Per il ministro Salvini non c'è soltanto la grana di dover pagare alcuni clan in Calabria per espropriare i terreni dove si vuol costruire il ponte sullo stretto di Messina. Per Salvini c'è anche la grana dell'appalto per la costruzione della nuova maxi diga di Genova, finita nelle indagini penali e contabili. L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha trasmesso alla Procura di Genova e anche alla Corte dei Conti della Liguria la propria delibera che individua profili illegittimi e potenziali illeciti per come fu strutturata la gara d'appalto, oltre ad una presunta distorsione della concorrenza in favore di WeBuild di Pietro Salini, la stessa che ha in appalto la costruzione del ponte sullo stretto. E allora, in primis, l'ANAC contesta che il progetto della maxi diga davanti alla città di Genova non rispetterebbe le caratteristiche previste per il PNR. Poi c'è la questione della modifica del contratto concessa a WeBuild da parte del governo Meloni. Un contentino non da poco, perché l'eventuale modifica del progetto in corso d'opera diventerebbe una variante che autorizzerebbe Pietro Salini a pretendere più soldi di quanto pattuito nell'appalto. L'autorità anticorruzione si dice certa di questa modifica, in quanto il progetto di fattibilità finanziato con i soldi europei non coincide con le caratteristiche geologiche su cui bisogna costruire quest'opera. In questo caso il problema è la profondità dei fondali del mare di fronte a Genova. La diga in progetto sarà la prima al mondo a poggiare su fondali da 50 metri, ma si tratta appunto di fondali instabili e anche melmosi, che renderebbero pericolosa un'opera di questo tipo e di queste proporzioni. Oltretutto, ha già portato le dimissioni del professor Pietro Silva, esperto di questo tipo di opere di ingegneria, che ha inutilmente sollecitato un progetto diverso dalla maxi diga e più compatibile con quel luogo lì. Anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha, da parte sua, chiesto anche di valutare una soluzione alternativa e magari meno costosa, in quanto appunto i costi destinati a questa diga, che sono destinati a schizzare all'insù, configurerebbero l'inammissibilità rispetto al progetto iniziale. Ed è qui che WeBuild di Salini non ci vuol sentire. Vorrebbe procedere con la maxi diga perché significa varianti certe e di conseguenza tanti soldi in più dal PNR. E infatti il viceministro Edoardo Rixi, uomo ligure di Salvini, pur di garantire appunto Salini, avrebbe un piano B, cioè quello di far arretrare la diga sui fondali profondi 30 metri. Ma l'ANAC dice anche che la diga non rispetta le indicazioni del decreto Genova, lo stesso che servì a ricostruire il ponte dopo il crollo del Morandi, per non dire delle deroghe per realizzare velocemente quest'opera. Secondo l'ANAC, Salini doveva spiegare perché ha voluto negoziare il progetto con l'ex commissario Signorini, ora diventato Bucci, che è sindaco di Genova, e tutto questo senza bando pubblico. Infatti, alla prima gara pubblica del giugno del 22, i due consorzi interessati non si presentarono perché il bando non tenne conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime per via della guerra in Ucraina. La mancata indizione di un secondo bando, secondo l'autorità anticorruzione, avrebbe ristretto la concorrenza. Infine, anche il mancato aggiornamento dei prezzi disposti dalla regione Liguria, guidata da Totti, potrebbe essere la causa della mancata presentazione dell'offerta da parte delle imprese invitate e dunque potrebbe anche aver determinato una distorsione della concorrenza. Morale: oltre al ponte sullo stretto, per le imprese amiche di Salvini e del governo, deve diventare una gallina dalle uova d'oro anche questa maxi diga di Genova, di cui si parla molto meno, ma che è comunque un grosso affare.